Allora, un incontro con il prefetto che si è avuto proprio per testimoniare questa attenzione che il governo ha delle vicende irpine, vicende che non sottovalutiamo assolutamente, che sono anche oggetto di indagine da parte della DDA di Napoli, quindi in ogni caso l'attenzione è massima. Quello che mi preme dire è che allo stato attuale il nostro capoluogo e comunque tutta la provincia di Avellino può contare su 10 unità dei carabinieri giornaliere in più rispetto a quello che c'era prima, quindi un'attenzione particolare, oltre 3 unità al giorno per 3 giorni alla settimana dei reparti prevenzione dei crimini della Polizia di Stato, quindi diciamo che la zona è assolutamente presidiata dalle forze dell'ordine e quindi l'attenzione è ai massimi livelli, per cui questo è un segnale di rassicurazione da parte che mi sento di dare ai cittadini, cioè le forze dell'ordine sono presenti, i fatti sono accaduti e quindi evidentemente bisogna lasciare le indagini fare il loro corso, però nel frattempo la popolazione può stare tranquilla che c'è tutta l'attenzione del caso. Possono essere stabili questo tipo di presenza delle forze dell'ordine, diventerà stabile. Questo chiaramente dipende da quello che diranno le indagini, ma comunque in questo momento è una misura straordinaria. C'è da dire però che noi non dobbiamo svegliarci oggi, cioè non è che la nostra provincia improvvisamente va sotto i riflettori. Sappiamo benissimo che ci sono delle presenze di clan di criminalità organizzata storici, quindi non è che cominciano oggi. La notizia importante è anche che negli ultimi 2 anni la prefettura ha realizzato ben 12 interdittive antimafia su delle aziende locali, quindi questo significa tantissimo, nel senso che c'è anche un'attenzione a fermare l'infiltrazione. Prima non avvenivano questo tipo di attività, 12 interdittive significa circa una ogni 2 mesi negli ultimi 2 anni, quindi l'attenzione è alta, ma anche la presenza chiaramente della criminalità non è di secondaria importanza. Però devo dire che tutto il comparto forze di sicurezza, prefettura, carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato stanno facendo un grande lavoro chiaramente con la procura e da questo punto di vista quindi c'è il massimo, ripeto, dell'attenzione. Segretario, si era parlato anche di implementare il sistema di videosorveglianza mettendo telecamere in punti nevralgici della città. Sì, diciamo che noi dobbiamo stare molto attenti a questo tipo di soluzioni, anche perché non dobbiamo pensare di vivere in uno stato di polizia. Quello che io vorrei che venisse anche fuori è che c'è un'attività che deve essere fatta in collaborazione con le forze dell'ordine. È assurdo che nella nostra provincia per estorsione magari iniziano a venire fuori delle denunce, ma per usura, che è uno di quei reati che magari esistono sul nostro territorio, le denunce sono pochissime. Io quindi l'appello che posso fare, dal momento che dalla parte delle forze dell'ordine c'è la massima attenzione, è anche i cittadini, la società civile deve avere fiducia nelle forze dell'ordine e fare il massimo possibile per collaborare con loro su questi che sono dei reati che poi chiaramente portano a tutte le conseguenze del caso. Quindi questo è un messaggio che voglio dare. Cosa ha chiesto l'intervento dell'antimafia? Sì, io sono in contatto diretto con il presidente dell'antimafia Nicola Morra, che ho sentito proprio ieri sera, che chiaramente è assolutamente edotto della situazione. Probabilmente nei prossimi giorni vedremo anche, vedrà chiaramente nelle sue facoltà, chiedendo alla commissione competente di audire i soggetti istituzionali che possono dare altre delucidazioni in relazione alle questioni irpine. Senta, questo pomeriggio si riunisce il Consiglio Comunale monotematico sull'emergenza criminalità. Due domande. La prima è se è stato invitato, la seconda è cosa si aspetta dal sindaco e dall'amministrazione. No, ovviamente non sono stato invitato, ma più che altro credo che ogni organo istituzionale abbia la sua autonomia, il Comune la sua È un autonomia. Consiglio Comunale allargato. Non sono arrivate gli inviti, ma del resto io credo che sia giusto così, nel senso che la situazione della sicurezza in un consiglio comunale la si fa lì dentro. Non ha senso e non serve invitare prefetti e procuratori perché non è quella la sede nella quale si gestisce la sicurezza. Ci sono i comitati di sicurezza che si fanno, quindi ogni luogo è importante che abbia la sensibilità di discuterne, questo sicuramente, però la prima cosa che bisogna fare, e questo ce lo dobbiamo dire tutti, le istituzioni locali devono non solo
a essere lontane da qualsiasi tipo di organizzazione criminale, ma anche apparire lontane da qualsiasi tipo di organizzazione criminale, perché non ci dimentichiamo che alcune delle persone coinvolte in questi fatti hanno ricevuto dei voti, hanno ricoperto incarichi istituzionali di consiglieri comunali, quindi bisogna stare attenti, e questo è un messaggio culturale che dobbiamo dare ai cittadini di Avellino, dell'Irpinia e dell'Italia intera, perché il primo passaggio è un passaggio culturale, cioè allontanarsi da situazioni di comodo che sono in realtà legate a criminalità organizzata. Chi ha questi legami e vuole creare scorciatori per legarsi a dei business che possono, secondo loro, arricchirli, devono essere lontani e limpidi da qualsiasi tipo di situazione legata alle istituzioni. Onorevole, tuttavia un incontro con il sindaco, voglio dire, probabilmente sarebbe utile, cioè, l'avete avuto, lo avrete. Cioè, io non ho alcuna difficoltà, incontrerò chiunque voglia avere degli interscambi con me, incontro sindaci continuamente, e sto seguendo anche la situazione chiaramente del dissesto locale, perché so che ci sarà un incontro in settimana anche su questo tema, quindi figuriamoci, e ripeto, su questo c'è la massima attenzione, come c'è la massima attenzione a non ascoltare le balle degli ex ministri dell'interno che allarmano su trasferimenti diciamo ordinari di migranti sul territorio italiano, cose che faceva anche lui e le faceva anche in numeri sicuramente maggiori e se vogliamo più allarmanti, ma voglio dire, noi dobbiamo anche restituire un po' di chiarezza e serietà a quello che succede nel territorio italiano. Basta fare propaganda e sparare balle per creare allarme nei cittadini, questo soprattutto anche dal punto di vista della situazione dei migranti, che noi stiamo iniziando a trattare grazie a un decreto che abbiamo fatto adesso, che ha fatto il ministro Di Maio, che è il decreto rimpatri, che darà una velocizzazione su un tema sul quale eravamo all'anno zero, perché il ministro dell'interno precedente non ha fatto nulla di tutto questo. Volevo chiedere solamente se sulla questione di sicurezza in città ha sentito o sentirà il procuratore capo di Avellino Cantelmo, e lei che interpretazione dà alla presenza dell'antimafia di Napoli ad Avellino con questo summit al Tribunale? Tra i 20 minuti incontrerò il procuratore Cantelmo, e quindi di tutta evidenza che anche lì se ci saranno elementi comunicabili, chiaramente che ci sarà un interscambio. Credo che la presenza della DDA possa, da un lato, sicuramente farci tenere alta l'attenzione, dall'altro però rassicurarci, perché significa che c'è tutto, ripeto, tutti gli organismi istituzionali coinvolti, quindi dalle forze dell'ordine al tribunale, hanno attenzione al tema. Se hanno attenzione al tema significa, ripeto, che qualcosa c'è in questa provincia, quindi non è che ci svegliamo oggi, però questo lo voglio dire, non è che oggi Avellino ha qualche evento di novità, magari se ci sono delle dispute tra i clan, magari anche interne, è perché i clan ci sono, c'erano anche prima, forse qualcosa sta succedendo ed è evidente che le indagini dovranno evidenziare questo, ma sono certo che con la collaborazione delle forze dell'ordine, che ripeto sono spiegate al massimo dell'attenzione possibile, ci sarà tutto il supporto necessario da parte governativa, parlamentare, e quindi l'ultimo tassello che manca è che i cittadini si fidino di questo tipo di azione e si crei una collaborazione virtuosa per mettere ai margini chi vuole delinquere e fare l'attività della criminalità organizzata il suo core business.